Questo dolce è un po' laborioso, ma è molto semplice, perché alla fine l'unica complicazione è di fare le crepe. Però poi quando lo portate in tavola fa un figurone, perché è una torta a mille strati, infatti l'ho voluto chiamare torta a mille crepe, e siccome lo potete farcire come volete, io ho avuto l'idea di farlo con la crema di mascarpone e fare le crepe al cioccolato in modo che sia una specie di tiramisù. Ma ve ne darò anche una versione un po' più avanti, più fresca e più estiva, con limone e fragole. Ma adesso intanto vediamo come si fa il mille crepe tiramisù. Per le nostre crepe innanzitutto ci serviranno 4 uova, 40 g di burro che andremo a fondere, 250 g di farina, mezzo litro di latte, un cucchiaino di caffè solubile, un cucchiaino di cacao, 2 cucchiaini di zucchero. Per la nostra crema di mascarpone invece ci serviranno 250 g di mascarpone, 150 g di zucchero, 2 uova. Di queste uova salveremo soltanto i tuorli, perché vogliamo una crema bella densa. Cominciamo a lavorare i tuorli con lo zucchero fino a quando sono belli gonfi, spumosi e diventano molto chiari. Dopodiché, quando abbiamo questa crema bella gonfia di uova e zucchero, andiamo a incorporare piano piano il mascarpone. La nostra crema è praticamente pronta. La copriamo, la mettiamo in frigo e la lasciamo riposare al fresco. Nel frattempo andiamo a preparare le nostre crepe. Sbattiamo le uova, aggiungiamo il burro liquido, poi aggiungiamo la farina setacciandola un po' alla volta, un po' del latte, poi il cacao setacciato e alla fine ancora l'ultima parte del latte. Il nostro composto è pronto, lo lasciamo riposare una ventina di minuti. Sciogliamo una noce di burro in un padellino inaderente, casomai spennellatelo in modo che sia distribuito in modo omogeneo. Appena il burro è bello caldo, ci rovesciate un mestolino del vostro composto, fate oscillare un po' la padella in modo da coprire bene tutti i lati, poi lasciate che la crepe leggermente si consolidi nella parte esteriore, muovendola leggermente. Quando è pronta, voilà, la girate. Andate avanti fino a quando avete terminato tutto il vostro composto, vi verranno una dozzina di crepe. Per dare un tocco in più al nostro dolce, creeremo una gelatina. Prendiamo 2 fogli di colla di pesce e li mettiamo a bagno nell'acqua fredda. Nel frattempo, 2 cucchiai di caffè liofilizzato verranno sciolti con dell'acqua che prima andiamo a scaldare in un pentolino. Appena l'acqua è calda la versiamo sul caffè liofilizzato in modo da creare questo liquido non troppo carico. Aggiungiamo i nostri fogli di colla di pesce che con il calore si scioglieranno, mescoliamo molto bene e andiamo a versare la nostra gelatina in una teglia larga e bassa. Poi mettiamo in frigo, si dovrà creare uno strato di un'altezza massima di 1 cm. Quando sarà il momento, questo strato di gelatina noi lo andremo a tagliare a cubettini che ci serviranno per guarnire la nostra torta. È venuto il momento di montare la nostra torta mille crepe. Innanzitutto prendiamo il piatto di portata su cui poi vorremo servirla. Mettiamo una crepe, spalmiamo accuratamente la prima dose di crema di mascarpone, siate abbastanza generosi. Poi sovrapponiamo una seconda crepe, altro strato di crema di mascarpone, terza crepe, terzo strato di crema di mascarpone, quarta crepe, crema di mascarpone e a questo punto, dopo 4 crepe, aggiungiamo i nostri cubetti di gelatina di caffè. Fate altri 3 strati di crema di mascarpone e crepe alternati e aggiungete altri cubetti di gelatina. L'importante è che la gelatina non ci sia ad ogni strato, ma sia una specie di intermezzo che troviamo ogni tanto sparpagliato qua e là, perché gli darà quel tocco in più. Quando posizioniamo l'ultima crepe, che sarà proprio il top della nostra torta, mettiamo un abbondante strato con l'ultima crema di mascarpone e poi
con l'aiuto sempre del nostro colino andiamo a spolverizzare di cacao amaro, esattamente come fareste per un tiramisù. Mettete in frigo per un'ora, almeno un'ora, poi se la tenete di più meglio ancora, e servitela bella fredda. Questa torta fa un figurone e una volta tagliata anche la sezione è molto bella da vedere e soprattutto è una torta buonissima. Si conserva anche un paio di giorni.